Avanti, Jody. Serviti pure. Ehi, ho perfino della cioccolata come dessert. Cioccolata? Non credo neanche di ricordare che sapore è. Ma che ti è successo, Stan? Dei teppisti mi hanno assalito. Me la sono vista brutta. Sono fortunato ad essere qui. Quando nascerà la bambina? Il mese prossimo. È da giorni che non scalcia. Spero che stia bene. Il suo ragazzo la picchiava. Non voleva avere figli. Temevo l'avrebbe uccisa. Li conoscevi quei tipi? Sì, li avevo già visti. Vengono qui a cercarsi avversari facili. I loro telefoni e le telecamere. Credo gli piace mettersi in mostra. Farsi belli con gli amici. Bastardi pezzi di merda. Li ho incontrati una volta. Non mi sono ancora ripreso. Jimmy, stai bene? Ho freddo. Ho tanto freddo. La droga. Walter, come sei finito qui? Ero un insegnante al liceo. Finché non sono più riuscito a pagare il mutuo e ho perso la casa, il lavoro, tutti i miei amici. Sono finito qui per la disperazione. E tu che ci dici, Jody? Non ci hai parlato molto di te. Come sei finita in mezzo alla strada? Ho fatto delle cose di cui non vado fiera. Poi ho capito di essere stata usata. So che potrà sembrarvi un po' strano, ma io sono diversa. Questo ha reso la mia vita un vero casino. Hai usato la parola diversa, Jody. In che senso? Non ha più alcuna importanza. Che stai facendo? Fidati e basta.
Jody, stai bene? Stan, amore mio. Jody, smettila, non è divertente. È passato tanto tempo, Stan. 4 lunghi anni. Nancy. Nancy, non puoi essere tu. Sì, sono io, amore mio. Non me ne sono mai andata. In realtà sono sempre stata al tuo fianco. Oh mio Dio. Mi si spezza il cuore a vederti così perso, così disperato. È difficile, Nancy. È talmente difficile. Sono perso senza di te, amore mio. Mi sento perso. Devi smettere di vivere nel passato, Stan. Niente può cambiare ciò che abbiamo condiviso. Ma è ora di iniziare una nuova vita. Devi tornare a lavorare, a innamorarti. Prova a essere felice. Per me, Stan. Lo devi fare per me. Mi manchi tanto. Dio solo sa quanto. Jody. Grazie. Contrazioni. Serve un'ambulanza. Ci serve l'intero ospedale. No! 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 Niente ospedale! Me la porteranno via! No! Nessuno avrà la mia bambina! Santo Dio, Chastain! Non abbiamo niente qui! A malapena una coperta e l'acqua calda! Non abbiamo niente! La mia bambina! Non voglio che lei muoia! Resisti, resisti, resisti. Calmati. Calmati. Troveremo un modo. Ok, ok, Jimmy. Lungo la strada c'è un edificio abbandonato. Trova il modo di entrare. Ci penso io. Vai. Walter, tu resta qui con Tuesday, ok? Vieni, Jody. Dobbiamo trovare tutto l'occorrente. E tu, tesoro, non avere il bambino finché non torniamo, intesi? Ci sto provando! Voi vedete di darvi una mossa! Jody, muoviti! Che cosa dobbiamo fare? Lo conosci un dottore? No! Comunque non avrei i soldi per pagarlo. Quindi che cosa facciamo? Ascolta. Voglio dare al bambino una possibilità, almeno una possibilità, in questo mondo di merda. Voglio che stia al caldo, che abbia pannolini, un biberone, vestiti decenti come tutti gli altri bambini. Non lo lascerò nascere nel pattume sotto un ponte. Ok. Ok, quindi qual è il piano? Non ho un piano. Ma ce la faremo, forza! C'è tutto quello che ci serve qui. Dobbiamo solo entrare. Dannazione! Ci deve essere il modo, dobbiamo riuscire a entrare. Ci penso io. Perché? Che intendi fare?
Fidati di me. Che diavolo, come ci sei riuscita? Te lo spiego dopo. Prendiamo quello che ci serve e andiamocene. Oh, cazzo, un allarme! Come ho fatto a non pensarci? Dobbiamo muoverci, la polizia sarà qui a momenti. Forza. Ho preso quello che ho potuto. Ok, pigliamocela da Andiamo. Oh, eccomi qua! Forse le si sono rotte le acque! Ce l'hai fatta a trovare l'edificio? Sì, c'è Walter con lei. Forza, sbrighiamoci! Appena in tempo, ragazzi. È solo questione di minuti. Ormai ci siamo. E adesso? Che cosa facciamo? Andate via! Tutti quanti! Tranne Jody! Voglio solo Jody! Lo sai che non ho mai fatto una cosa simile prima d'ora? Beh, nemmeno io! Non volevo che tutti mi fissassero mentre vengo devastata dal dolore. Ok, tranquilla. Insieme ce la faremo. Non sarà poi così difficile. Ok, lascia che ti aiuti a toglierti. Non c'è niente che tu possa fare. Ah!
Ok, caldo. Ci serve il caldo. Diamo una pulita a questo materasso. Sei bravissima. Ok, stai andando alla grande. Respira. Ok, respira, giusto, e continua a respirare. Ispira, espira. Ispira, espira. Io sto respirando. Lo sto facendo, cazzo! Oh! Avanti, spingi. Spingi. Ce l'hai quasi fatta! Brava! La vedo! Vedo la testa! Vedo la testa! Tu spingi! Spingi! Ok, devo tagliare il cordone. Ehi, piccola! Non è stato facile, piccola mia. Ma noi ce la faremo. Io e te. Te lo prometto. Niente potrà più fermarci. Vado a chiamare gli altri. Sì, piccolo. È una lei. Si chiama Zoe. Cazzo, gente, è un vero spettacolo. Ehi, attento a come parli, Walter. Guarda che lei capisce quello che dici. No, è molto più di uno spettacolo. È una meraviglia. Non ce l'avrei fatta senza di voi. E Jody. Thank you.
Sei un miracolo, Jodie. Il nostro miracolo.